stai, Mario? Voglio operatori. Come stai? Si ritrova finalmente. Infatti stavo un po' pensando che... Ecco, forse so come muovere la connessione. Ci siamo visti per fare la busta. Sì. Oggi c'è proprio la tecnologia, scusate, ma se lo stanno litigando proprio, questi incontri lo stanno litigando. Abbiamo tre riprese, ecco, c'è lì l'amico. È così. Io direi di iniziare, va bene? Buonasera a tutti, sono Antonio Luigi Conti, sono dell'Associazione Culturale del Consorzio e insieme con Enzo D'Ambrosio, che è quel ragazzotto che sta laggiù, abbiamo organizzato questi quattro incontri. Devo dire, è stato un impegno abbastanza importante. Insomma, ecco, volevamo ricordare questi personaggi di Genzano che noi consideriamo straordinari, e abbiamo fatto appunto questi quattro appuntamenti. Sabato passato abbiamo ricordato Giuliano Di Benedetti, grandissimo amico e socio della nostra associazione, e socio anche dell'associazione dell'amico laggiù. E Giuliano era poliedrico su queste cose, gli piaceva tanto parlare come me, insomma, anche come tanti di voi sicuramente gli piaceva parlare, per cui lui trasferiva il suo sapere, ecco, nel linguaggio parlato. E come dicevo, sabato abbiamo ricordato Giuliano Di Benedetti, e oggi sabato 3 luglio ricordiamo Michel Ende. E poi abbiamo il 9, sarebbe due sabati compreso quello di oggi, il 9 abbiamo Mario Fagiolo dell'Arco, grande personaggio di Genzano, poeta internazionale vernacolare che tanto ha scritto sulla nostra cittadina, amico di Pierpaolo Pasolini e tanti intellettuali di quel periodo, e siamo contenti di ricordarlo. È la seconda volta che lo ricordiamo. Ci domandiamo sempre il perché di questi personaggi che ho elencato fino adesso nessuno ne parla, e c'è tanto rammarico perché per me queste persone hanno veramente dato tanto a questa cittadina. Spero che un domani, come diceva Mario Fagiolo dell'Arco, i figli dei genzanesi diventano più acculturati. Scusate se lo voglio, ma lo voglio dire proprio, lo diceva lui. Io spero che sia così, insomma. Ho qualche dubbio, però spero sempre in questa cosa qui, anche perché lui era nato a Roma, la mamma era di un paese qui non ricordo neanche il nome, mi sfugge, e ha vissuto tanti anni qui a Genzano, ha scritto veramente tantissime cose, è una persona che ha scritto più di 120 libri e tanti l'ha dedicati alla cittadina di Genzano. Genzano Mon Amour la chiamava, Genzano dell'Infiorata, un personaggio veramente incredibile, e questo lo facciamo il 9, venerdì 9, per cui due sabati e due venerdì, poi ci rincontriamo di nuovo qui il 16 venerdì, ricordiamo Antonino Pio e tutta la sua dinastia, da Nerva a Commodore, e la villa degli Antonini, eccetera eccetera. Per me questi sono quattro personaggi veramente straordinari. E volevo salutare, peccato che è andato via il sindaco, volevo salutarlo, e Carlo Zoccolotti, che ci ha aiutato anche a impostare questo amplificatore per la voce, e io lo ringrazio. E ringrazio anche Giulia Brizziarelli, l'assessore alla cultura, che ci ha aiutato anche a prendere, a usufruire di questi spazi, e volevo salutare tutti e voi che siete qui presenti, e ci tengo a salutare i relatori, Roman Ocken, ecco lì quel giovanotto che è laggiù, poi c'è Stefano Stella, ecco, che sta al centro, Mario Barbaliscia, carissimo amico, grande relatore che spesso si è esibito a livello circense, si è esibito alla nostra associazione, e lo ringrazio. E poi volevo ringraziare anche Stefano Fragione, che sta ecco lì, è l'amico che sta registrando. Dicevo, Stefano Stella, Mario Barbaliscia, io, Antonio Luigi Conti e Stefano Stella stiamo lavorando su questo personaggio. Dimmi? Sì, no, vabbè.
e stiamo lavorando parecchio su questo personaggio, Michelangelo, ripeto, e già da 2 anni avevamo prodotto veramente grandi cose su questo personaggio perché ci credevamo e ci crediamo ancora. 2 anni fa dovevamo fare 2 giorni ricordando la sua nascita, il 90° anno della sua nascita, se non ricordo bene, un paio di anni fa. E niente, poi è venuta la pandemia, è saltata tutta, però noi stiamo sul punto e aggrediamo questi spazi, ecco, per ricordare questo grande personaggio. Ecco, questo è il primo incontro che facciamo, ma ne faremo anche altri, sperando, ma di questo ne sono sicuro, che a maggio-giugno facciamo finalmente 2 giorni e ricordiamo con teatro, musica, un cortometraggio del nostro amico che è qui presente, interviste, ecco, su questo personaggio. Ecco. Volevo dire 2 cose su Michelangelo. Michelangelo nasce nel 1929 a Garmisch, è morto a Stoccarda nel 95, grande personaggio della letteratura mondiale, devo dirlo mondiale, è vissuto a Genzano dal 1971 all'85, dove proprio qui ha prodotto grandi opere, ricordiamo Momo, come dicono i francesi, La storia infinita, che poi è diventata una grande opera cinematografica, che tutti voi, non so se ricordate, La storia infinita, insomma, a me è piaciuta molto, poco quelli che mi sono consultato, tutti sono rimasti abbastanza estasiati da questo film, e credetemi, non è per bambini, per me è anche per grandi. È un personaggio, uno scrittore che ha prodotto varie opere, Gin Bottone, Lo specchio nello specchio, La favola dei saltimbanchi, La prigione della libertà, l'ultimo libro che ho finito di leggere una settimana fa. E invito tutti quanti a leggere questo personaggio, ecco, e senza dilungarmi ulteriormente, invito tutti quanti voi a venire il prossimo venerdì, che c'è Mario Fagiolo dell'Arco, veramente un personaggio interessantissimo, vengono delle persone importanti. E niente, passo la parola all'amico Romano, che, ma permettetemi prima di salutare l'amica che è arrivata adesso, Patrizia Mancini, Presidente del Consiglio Comunale di Genzano. No, la voglio salutare perché già l'altra volta si è presentata e ha parlato molto bene della nostra associazione. Io non so come ringraziarla, insomma, ha avuto parole encomiabili, a parte che è veramente un'amica, e lo dico proprio sinceramente, ecco. E niente, la ringrazio ancora che ha fatto queste lodi alla nostra associazione. Grazie a tutti voi, buon ascolto, e passo la parola all'amico Romano Hocken. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Forse spiego in 2 parole. Forse spiego in 2 parole perché io pronto? Allora, va bene così? Forse dico 2 parole perché io sono in grado di parlare di Michel Ende. Io ho conosciuto Michel Ende da giovane. Io vivo qua a Genzano ormai da 60 anni. I miei genitori sono venuti qua da Roma, mio padre era giornalista tedesco e ha lavorato diversi giornali e ha deciso da Roma di venire a Genzano, perciò io dai 60 sono qui. E poi più tardi è venuto pure Michel Ende, e c'era una piccola e altri amici scrittori, artisti che vivevano qui nei castelli, come Luise Rinza per esempio, o René König, che vivevano tutti nei castelli e si incontravano. Prima erano tutti a Roma, poi sono venuti via da Roma. Pronto? Ecco. Non devo toccare questo pulsante, perché prendilo. Ok. Allora speriamo che va. Roma, più vicino possibile. C'è il Covid? Sì.
Metti una maschera, metti una mascherina sul microfono, se lo metti vicino. Ma non siamo in tanti, se io alzo la voce mi sentite così? Che ma così ti sentiamo pure. Amico di queste cose invece di tutto. Allora proviamo, va meglio così? Allora ho conosciuto Michel Ende a quell'età lì, quando è venuto qui a Genzano per scrivere anche i suoi più importanti romanzi. E per lui era una fase molto importante venire qui a Genzano, perché praticamente lui qui ha trovato proprio la sua identità artistica, studiando molto, avendo molto tempo, concentrandosi su quello che lui trovava che fosse l'arte fantastica, che aveva iniziato questo percorso in questa direzione. Perciò era molto contento anche di trovare mio padre, che scrisse due grandi libri sull'arte fantastica, sull'arte manierista, come la chiamava, tipica anche dell'Italia. E Ende diceva che con questi libri lui ha ritrovato, ha riscoperto la sua tradizione in cui lui scriveva. E in questi bisogna immaginarsi così che lui e sua moglie vivevano qui e lavoravano, parlavano, discutevano, avevano molti amici che venivano dalla Germania, dall'Italia, da Roma, anche da Genzano, avevano molti contatti, molte amicizie. E parlavano sempre di quello che per loro è importante, dei valori che sono alla base di ogni cultura e come trasmetterli in un modo così che la gente possa percepirli e capirli anche. Questo era lo scopo suo. Una delle più grandi e prime domande che Michel Ende fece sempre quando uno aveva un ospite, la prima domanda era sempre quella di: che senso ha l'arte? Perché si fa arte? Perché cosa è lo scopo di tutto questo? E per capire tutto questo discorso bisogna sapere che il padre di Michel Ende fu un artista di stampo, si dice surreale, immaginario, però più giusto sarebbe dire visionario, perché lui era uno di quei artisti che, anche questa ha una lunga tradizione europea, che per trovare le loro idee, le loro immagini, si ritirava, Edgar Ende come era il nome, si ritirava in una stanza buia e aspettava che la sua coscienza smettesse di balbettare, come diceva lui, di parlare sempre e di argomentare, finché vengono queste immagini dal subconscio. E queste lui nel buio, con una matita attaccata, con una piccola lampadina, ci fece un primo schizzo. E certe volte da queste escursioni del buio venne con pochi schizzi, certe volte con centinaia di schizzi. Certe volte queste escursioni duravano poche ore, certe volte duravano 2 giorni, fino a 3 giorni. Poi lui si guardò tutti questi schizzi che fece e se era in grado di non capire quello che significavano, se non il significato non si spiegava da solo e rimane un mistero, allora lui ha fatto un primo disegno a matita in un formato molto più grande. E anche lì, se il significato non si scopriva e per lui rimaneva misterioso questa immagine, ci fece una gouache. E all'ultimo, se ancora rimaneva misterioso, un quadro a olio. Perciò questi quadri che fece il padre sono strani, perché si vedono, si capiscono, sono delle immagini concrete, reali, però uno non riesce con l'intelletto a dargli subito un significato. E dovete immaginare che Michel Ende è cresciuto in una casa piena di questi quadri. Questa era la sua normalità. Edgar Ende era anche uno che vivevano lì a,
a Monaco, in questo quartiere Schwabing, che era un quartiere molto bohème, dove vivevano molti artisti, scrittori, anche del teatro, molta gente. Insieme lui aveva molti dibattiti su arte, e questa fu anche la sua domanda principale. Sempre quando venne un ospite da lui, lui chiese sempre qual è il senso dell'arte. Io l'ho conosciuto abbastanza bene, perché da giovane editore ho dovuto accompagnare a questi giri di conferenza in Germania con la macchina, e stavamo per ore insieme, ed era proprio il tempo dove lui aveva scritto La storia infinita, e piano piano lui si rese conto di tutti i significati che c'erano in questo romanzo, perché c'era la gente che gli porgeva le domande e lui doveva trovare una risposta. E per me era molto interessante, e io capii piano piano qual era lo scopo veramente di Michel Ende, perché lui era in cerca di un mondo, del senso di questo mondo. Lui era certo che questo mondo avesse un senso, ed era solo un fatto, diciamo, di concentrazione, di volontà, per scoprire quello che alla fine dava tutto un senso. E leggeva in tutte le direzioni, dall'esoterismo, dalle religioni. Aveva amici da tutte le religioni che gli spiegavano il loro modo di vedere, dall'ebreo al buddista al cristiano, perché aveva questa ansietà di trovare veramente il senso, e non trovandolo così, oppure non essendo in grado di dire, accettare un senso predisposto, già esistente, che gli veniva offerto tramite le ideologie o le religioni, allora lui ha deciso di dare il senso in piccole unità artistiche, scrivendo dei racconti, dei romanzi in cui hanno un senso nella fizione scritta, e questo per lui era quello che che gli ha dato la volontà di continuare e di scrivere sempre. Trovare piccoli significati, mondi pieni di senso, letterari, fizionali, per dare un esempio, per dire, guardate che possibilmente questo mondo ha un senso se lo date anche voi, come una cosa creativa che si aggiunge a questo mondo. Michel Ende ha scritto Jim Bottone, il primo libro per ragazzi, che aveva molto successo. Poi ha scritto Momo. Per Momo ha messo quasi in tutto, dalla prima idea fino al libro completo, molti anni, quasi 15 anni, più di 15 anni, finché ha trovato tutto questo mondo fizionale giusto, logico, per trovare la logica di questo romanzo. E poi La storia infinita, che gli ha fatto veramente diventato di fama mondiale. Col film era molto, purtroppo, insoddisfatto, perché ha detto che hanno completamente distrutto il suo romanzo, e ha fatto un processo che ha perso. E lui è rimasto molto scioccato, perché nel giudizio finale della corte, che viene dichiarato nel nome del popolo tedesco, dichiariamo che Michel Ende ha ragione, il film è una distorsione del romanzo. Ma visto che commercialmente ci sono attaccati tanti posti di lavoro e tanti soldi, perciò dobbiamo dare ragione alla produzione. Adesso, se si sa che Michel Ende, per fare i suoi primi passi insieme alla moglie Ingeborg, hanno fatto
periodi veramente difficili, dove non avevano veramente soldi, perché credevano che quella era la strada a loro e hanno fatto sacrifici per fare quello che dovevano fare. Questo per Michelende era scioccante, che per fattori economici era possibile, come disse lui, violentare il suo romanzo in un modo così grave, e questo per lui era stato un colpo molto, molto forte, che per molti anni ha sofferto veramente tanto. Infatti in un libro che si chiama Wunschpunsch, che è La notte dei desideri in italiano, che è il suo ultimo grande romanzo, descrive molto bene questo, una critica molto al sistema dei soldi, a tutto questo fatto della commercializzazione, del capitalismo, una grande critica fatta con molta ironia, con una commedia per ragazzi che in Germania in un teatro adesso hanno raggiunto le rappresentazioni di ben 1500 volte, che è veramente una cosa eccezionale, a Düsseldorf. Sono delle marionette che è veramente diventato una parte della cultura di questa città. Potrei raccontare ancora tanto di Michelende, ma credo che la cosa più importante è capire che per lui era questo grande desiderio di capire questo senso in questo mondo e di darlo attraverso, trasmettere questa possibilità che ci sia tramite i suoi romanzi, e credo che questo gli è riuscito benissimo. Grazie tanto. Ho scritto alla fine degli anni 50, perché è venuto un grafico, gli aveva detto se potevano fare insieme un libro per ragazzi di immagini, gli serviva un libretto, un testo di 3 pagine, non di più. Allora Michelende ha approfittato, si è messo lì e ha continuato a scrivere. C'era questa idea che veniva un pacco su un'isola, dove erano una piccola isola con 3-4 persone, arriva un pacco e non si sa quello che è dentro, viene aperto, c'è un altro pacco, viene aperto pure quello, c'è un altro pacco. Perché? Perché Michelin ancora non sapeva quello che veramente c'era dentro. Lui veramente lì si è fatto condurre dal momento e ha scritto un libro di 700 pagine che nessuno voleva pubblicare, finché è stato diviso in due ed ha preso subito il premio per il miglior libro per ragazzi. Ed è una strana storia, perché è la storia di una locomotiva, avete visto, che riesce in grado anche a volare, a passare a navigare, ed è praticamente come quello che era forse un cavallo nei tempi di altri film, l'amico più fidato, ed è così strano che molti nel mondo, vedendolo, leggendo di quello che si tratta, sono un po' meravigliati. Ed è sempre difficile vedere un film se si conosce bene il libro, perché è pieno di riferimenti e di accenni, però è molto vicino all'originale questo film. Grazie. Mario Barbaliscia. Buonasera a tutti, bevo un goccio d'acqua e cominciamo. Sì, come no, allora, vediamo un attimo. Posso, se sto così? Sì, stavo un po' più... No, più libero, se no mi... Ok, allora, buonasera a tutti, e di che cosa parliamo stasera? Allora, io intanto
come ho conosciuto Ende? L'ho conosciuto da bambino, quindi sono uno di quelli che ha fruito di Michele Ende attraverso, insomma, il cinema. A volte è andata meglio, a volte peggio, come ricordava, insomma, Roman, però di fatto il mio incontro è stato quello lì. E quando sono diventato più grande, all'università, siccome studiavo lingue, studiavo tedesco, alla fine del ciclo dovetti presentare ovviamente la tesi e decisi di non fare una cosa compilativa. Non mi volevo annoiare e non volevo annoiare chi doveva ascoltarmi. E quindi andai a cercare un autore tedesco che avesse fatto qualcosa, io studiavo appunto lingua, la mia prima lingua era tedesco, qualche cosa che mi entusiasmasse. E dopo varie ricerche mi ricordai di Michael Ende. E dissi andiamocelo a leggere finalmente questo testo. E così è partito, insomma, diciamo, il mio re-innamoramento per Ende, la riscoperta. La tesi era un po' bislacca, se volete, perché io avevo deciso che c'era un significato iniziatico, esoterico addirittura, cabalistico. E la mia relatrice, ricordo all'epoca, mi guardò un po' così, come a dire, perché mi è capitato questo matto a me qui proprio quest'anno. E però io insistetti, andai avanti e insomma ancora tanti anni dopo, quando ci incontrammo insomma con Roman, mi ha fatto tanto piacere e l'ha confermato stasera scoprire che insomma almeno l'idea di fondo non era sbagliata. Stasera però non vi parlerò della storia infinita, stasera parleremo dell'altro romanzo, grande romanzo di fama internazionale di Michael Ende, che fu Momo. Momo, eccolo qui, edito nel 73 e poi trasformato anch'esso in film, questo per fortuna con la piena collaborazione ed approvazione dell'autore, uscito, se non erro, nell'86. Per chi non conosce la storia, sarò rapidissimo, chi è che almeno ha letto, visto, conosce? C'è qualcuno che non la sa proprio la storia? Date un cenno di vita? No, ok, allora la facciamo rapidamente. Hai fatto tutte e due le domande, quindi... Sì. Ho tarpato la risposta, dici. Va bene, allora sarò rapido comunque. Momo è la storia di una bambina. Storia di una bambina molto particolare, speciale, che viene trovata tra le rovine di un anfiteatro in una periferia di una grande città. Questa periferia può essere tranquillamente identificata con uno dei castelli romani. Per esempio questo anfiteatro viene identificato con quello del Tuscolo, ma per tutto il resto potrebbe essere tranquillamente Genzano. Questo già è molto importante perché l'autore non ha fatto mai assolutamente mistero, anzi l'ha dichiarato apertamente, che lui questi libri, che poi sono i suoi libri più famosi, La storia infinita e Momo, non li avrebbe potuti scrivere se non fosse venuto in Italia, per vari motivi. Poi ci torniamo. Per quanto riguarda la storia, che cosa accade? Accade che questa bambina così speciale viene adottata dai paesani e la, insomma, accolgono come una di loro. Tutto procede bene all'inizio, poi però c'è bisogno del pathos e quindi accade qualcosa di drammatico. Intervengono delle figure anomale, eteree, pericolosissime e subdole, che nel romanzo vengono definiti signori grigi, i quali si insinuano in questa comunità e cominciano a far credere alle persone che vivono una vita semplice, immaginatevi insomma la vita del muratore, del barbiere, del ristoratore, e cominciano a indurli a credere che stanno sprecando il loro tempo. Perché? Perché fanno quello che in fondo, per fortuna, spesso ancora facciamo, cioè si dedicano magari a stare un'ora a dedicarsi alla vecchia madre che è sorda, ma comunque è il protagonista, il personaggio, le parla, la tiene compagnia, o a cogliere un fiore e a mandarlo a un'innamorata, anche se di un amore impossibile, o a fare le cose più semplici, come prima di dormire stare quel quarto d'ora a pensare a che cosa è accaduto durante la giornata. Bene, questi signori grigi lo considerano una perdita di tempo. Time is money, tempo e denaro bisogna mettere a profitto. E con una loro arte, che si capisce immediatamente, poi sovrannaturale, inducono queste persone lentamente a tagliare tutto ciò che nella loro vita non è profittevole, garantendogli che loro terranno da parte quel tempo che loro stanno così oculatamente, grazie a loro, risparmiando.
E così la vita comincia a diventare una frenetica macchina della produttività, in cui non c'è più tempo per niente, per nessuno, per gli anziani, per gli amici, per i figli. Vi ricorda niente? Da qualche parte, no? Se ne è sentito un po' parlare. Allora, questo per dire che cosa? Stiamo parlando solo di opere per ragazzi? Solo per bambini? La mia tesi già allora, all'epoca, è che Ende parli a entrambi. Io traggo questo dalla lettura delle opere. Io non ho avuto la fortuna, la grande fortuna di conoscere, di essere insomma a contatto direttamente, anche se vivevano nello stesso paese, ma ero un bambino e non ne avevo idea. Ma dalla sua opera, dalle sue opere, traggo questo insegnamento, intanto questa indicazione, che le opere sono per entrambi. Cioè sono per i bambini, perché i bambini sono in grado di recepire dei messaggi in maniera più rapida, più semplice, con un linguaggio che sia adatto a loro. Ma se li rileggi da adulto ti rendi conto che c'è tanto anche per te. I bambini sono forse più sensibili, più aperti. Gli adulti, non so, a me fa sempre un po' impressione, a me piace tanto l'etimologia, mi ha colpito che adulto è una parola che dal suono, se andate a prendere un po' la radice, in italiano somiglia ad altre parole che vi viene in mente con adult. Adulterio, adulterato, adulterazione. Allora, noi siamo tutti convinti che uno deve diventare adulto, per carità. Però c'è qualcosa che, insomma, ci deve far pensare. L'adulterio è un tradimento. Adulterare qualcosa significa variare, cambiare, trasformare. Guardate un po' nel racconto in Momo, gli unici che non si adulterano, gli unici che i signori grigi non riescono proprio a circuire, sono i bambini. E Momo meno di tutti, perché Momo è una bambina speciale, ancora più degli altri. Che cosa riesce a fare Momo di così speciale? Momo ascolta le persone, si mette lì, persone che hanno litigato, si mettono una da parte e una dall'altra, lei non interviene, ma in qualche modo misterioso e magico riesce a creare quella condizione, quello stato d'animo, quella frequenza per cui le persone cominciano a ascoltarsi anche loro, ad ascoltare se stessi, ad ascoltare l'altro, e misteriosamente questa armonia li rimette in una condizione, diciamo, di presenza. I signori grigi questo non lo possono tollerare. Che cosa emerge già da queste pagine? E quindi cercheranno chiaramente di neutralizzare Momo. Vabbè, potete già immaginare che non è un romanzo, un'opera che possa avere, che non abbia un lieto fine, però a suo modo è un'opera anche forte. In qualche pagina il contenuto è quasi feroce, oserei dire. So che può sembrare strano, ma qualche brevissimo passaggio ve lo leggerò, ma proprio veramente rapido per darvi un'idea. Feroce nella sua verità. E quindi vorrei parlarvi di uno dei temi che secondo me dimostrano come Momo, come le altre opere di Ende, abbia dei contenuti estremamente profondi, estremamente legati proprio al suscitare nell'adulto non solo riflessione, ma addirittura un moto dell'animo. A un certo punto mi sono messo a piangere, mi sono commosso, perché ho riconosciuto che i signori grigi erano passati anche da me e non me ne ero mai accorto, e me ne sono reso conto quel giorno lì. C'hanno anche un'altra caratteristica questi signori, che uno se lo dimentica dopo che sono passati nel romanzo. Loro ti inculcano quel loro il tempo e denaro e poi spariscono e tu non li ricordi più. Solo che questa è una menzogna. Il tempo non è denaro. Il denaro è denaro. Il tempo è tempo. Il tempo è una cosa che serve a fare tante altre cose. La verità è importante. E Momo ha due amici,
molto diversi l'uno dall'altro, che però ci fanno osservare il tema della verità da due punti di vista quasi opposti. Uno è uno Spazzino, Beppo Spazzino, una persona placida, tranquilla, che fa il suo lavoro senza né ambizioni, perché è uno Spazzino, né frenesie soprattutto. Lui pulisce un pezzo di strada alla volta e va avanti con tranquillità. Però anche lui questa grande capacità di ascoltare e di rispondere, magari dopo tanto tempo, ad una domanda che gli viene fatto, perché lui vuole rispondere con sincerità, non così d'amblè. Come stai? Tutto bene oggi? Quanti dicono, tutto bene, poi via. Magari uno sta lì moribondo, passato una giornata schifosissima, carico di debiti, però c'è, oh, tutto bene, non c'è problema. E che cosa ci dice di Beppo, per esempio, il testo? Che nessuno poi stava lì a aspettare la sua risposta, perché questo magari ci metteva una giornata a dirti come stava, e lì effettivamente forse era un po' eccessivo. Però Momo no. Soltanto Momo, ci dice Ende, era capace di attendere a lungo e di capirlo. Sapeva che lui si prendeva tanto tempo per non dire mai qualche cosa di insincero, perché nella sua opinione tutta l'infelicità del mondo nasceva dalle troppe menzogne, quelle intenzionali, ma anche quelle involontarie, tristi frutto della fretta e dell'indecisione. L'altro amico è l'opposto. L'altro amico è giovane, si chiama Gigi Cicerone per gli amici, perché fa il Cicerone. È un ragazzo, insomma, spigliato, con una grande verve, che però con la verità ha un rapporto opposto. Lui inventa, lui porta a vedere l'anfiteatro e inventa, crea storie. Però anche lui è un grande amico di Momo e persino di Beppo, che invece, insomma, ci dovrebbe fare un po' così, storcere il naso, dice, come mai? Perché lui della verità dice un'altra cosa. Dice, perché voi avete problemi se io accetto denaro perché racconto delle storie false? Tutti i poeti lo fanno, ribatteva Gigi. E forse che la gente non ha ricevuto qualcosa in cambio? Io vi dico che hanno avuto esattamente quello che volevano. E che differenza fa se quello che racconto io sta scritto o no su qualche dotto libro? Chi vi dice che le storie raccontate dai libri dotti non siano inventate di sana pianta? E qualche volta, insomma, sfogliando libri di storia, la perplessità viene. Quindi è una menzogna, ma detta per un fine in fondo positivo. Ci sono opere che hanno affrontato in maniera profonda questo tema, non c'entrerebbe nulla, è tutt'altro genere, tutt'altro autore, ma se conoscete V per Vendetta, per esempio, di Alan Moore, da cui poi è stato tratto un famoso film, lì il tema della menzogna detta per suscitare un ritorno alla verità è molto forte, ve lo butto lì, se non l'avete visto vedetelo. E qui è un po' la stessa cosa. La menzogna di Gigi è una menzogna che dà vita, che dà colore, che dà allegria, che dà gioia. La manipolazione è un'altra cosa. E questo è un altro tema. State annoiando? No, no, okay. Se no finiamo, non è basta. Poi facciamo la seconda puntata. L'altra. No, bravo. Oh, grazie, volevo l'applauso. Allora va bene, visto che è così, continuo da... La manipolazione. La manipolazione è un tema centrale anche qui, anche in quest'opera qui. La manipolazione non è verità o menzogna. La manipolazione, come ci trasmette anche l'opera, è qualcosa di molto più sottile. La menzogna facilmente poi viene a galla. La verità è verità. Ma se io dico una verità e la faccio... la inserisco in un contesto che travisa, che trasforma, che mi induce a pensare quello che non è, quella verità è stata usata per manipolarmi. Vi faccio un esempio sciocco, forse. Chi è che c'ha casa sporca qua? Oh, tutti puliti, cioè, solo casa mia, oh, beh, meno male, meno male. Tutti gli altri devo dedurre che insomma ce l'abbiano pulita, e per carità, cioè io non voglio mettere minimamente in dubbio. Però, se vengo a casa vostra e mi metto a cercare palmo palmo,
a ogni centimetro la troverò una macchia. Una macchietta, anche le signore, signore sono, si possono astenere dal dare la risposta. E se io metto una telecamera su quella macchietta e dico a tutto il mondo che casa di Tizio e Tizia è sporca? In fondo è vero, solo che è sporca un millimetro. Però se io tutti i giorni metto la telecamera sulla macchia sporca, diventa un bel tugurio, signora, a casa sua, non si vergogna. Ho usato la verità. E chi può dire che ho mentito? I signori grigi funzionano così. Ende ce lo mostra. E hanno tanti mezzi, hanno tanti mezzi. C'è uno dei capitoli che ha un titolo significativo, conti falsati e risultati giusti. È un po' il rovescio di quello che ho detto io, ma il senso è lo stesso. E hanno dei potenti, dicevo, dei potenti mezzi, delle grandi capacità di condizionare, di fare in modo che gli uomini, senza rendersene conto, si prestino, senza rendersene conto, e questa è la cosa drammatica, di prestarsi al loro gioco, perché di malvagi malvagi in fondo ce ne saranno probabilmente pochi, ma di persone che senza rendersene conto si prestano a loro, beh, questo sì. E ci dice a un certo punto che ogni giorno alla radio, alla televisione, sui quotidiani si spiegavano e si magnificavano i vantaggi delle nuove tecniche per risparmiare tempo che un giorno avrebbero offerto agli uomini la libertà per una vera vita. Sui muri e sugli spazi pubblicitari gli attacchini incollavano manifesti raffiguranti ogni possibile immagine della felicità e sotto l'ossessione delle scritte a lettere luminose. I risparmiatori di tempo vivono meglio. Oppure, il futuro appartiene ai risparmiatori di tempo. Oppure, migliora la tua vita, risparmia il tempo. Ma la realtà era molto diversa. Certo, i risparmiatori di tempo erano vestiti meglio della gente che viveva nei dintorni dell'anfiteatro, guadagnavano più denaro e potevano spendere di più, ma avevano facce afflitte, stanche e amareggiate, e occhi duri e freddi. Ignoravano che si potesse andare da Momo. Non avevano chi sapesse ascoltarli. Qualche volta è successo nella storia. E anche quelle volte lì noi non ce ne siamo accorti subito, perché sembravano cose sensate, le dicevano tutti, le ripetevano tutti, era un continuo. Io vi invito a questa riflessione: quando ci ripetono continuamente una cosa, io comincerei a sospettare, perché una cosa vera non c'è bisogno di ripeterla tutti i giorni, è vera, è palese. Ma se si sente il bisogno di ripeterla tutti i giorni, da tutte le parti, io penso che ci sia qualche signore grigio nei paraggi, anche se non vediamo il fumo della sigaretta. Non vi voglio annoiare veramente. Sono alcuni degli elementi che ci mostrano come Ende avesse veramente a cuore la verità, a tutti i livelli, da quello più profondo filosofico che ricordava Roma nel senso della vita, a queste questioni che in fondo sono anche politiche nel senso più ampio. Però lui rifiutava di schierarsi con la destra, la sinistra, il comunismo, il capitalismo. Lui riusciva a vedere che da tutte le parti c'era qualcosa che non tornava. Lui è venuto in Italia, in fondo, insomma, questo oggi non l'abbiamo ricordato, perché non solo per i paesaggi, per la gente, per il clima, per le cose per cui tanti vengono da noi, ma perché a quell'epoca, strano a dirsi evidentemente, c'era molta libertà di pensiero e un autore poteva scrivere per ragazzi senza essere considerato un non impegnato, un non allineato, un disfattista. E lui qui è riuscito a scrivere perché c'era questa atmosfera. Io non vorrei fare io il disfattista, ma non lo so se oggi tornando riuscirebbe a trovare lo stesso clima. Quindi quando noi ricordiamo dei grandi personaggi, noi stiamo ricordando quello che loro ci hanno trasmesso, non le strade intitolate. Se noi vogliamo rendere omaggio a queste persone, noi dobbiamo fare quello che quelle persone hanno
dobbiamo fare, no, dobbiamo non mi piace proprio, sarebbe bello se riuscissimo a rivivere quel loro spirito, se riuscissimo a, a dire a queste persone, se tornassero qui, guardate, le abbiamo difese quelle cose che, Michele, le abbiamo difese quelle cose che ti piacevano tanto, insomma, non ci siamo rassegnati al nulla o al grigiore dei signori. Non so, io potrei anche finirla qui. Due cosine proprio rapide che c'entrano. Le dico? Va bene, Antonio mi consente 5 minuti, quindi io vado. La guarigione. A un certo punto le persone si rendono conto che Momo è un balsamo. Momo li guarisce. Quando vanno da lei, loro stanno bene, perché è un modo per capire che c'è una manipolazione in atto. Anche qui c'è un'indicazione molto, molto valida, secondo me, umilmente. Dopo stai male. Cioè, dopo che i signori grigi sono andati via e ti hanno lasciato il loro carico di informazione, anche se tu non te li ricordi più, sei spaventato, avvilito, triste. Cerchi da qualche parte una salvezza che non sai più dove trovare, non stai più, hai paura, in parole povere la tua paura è cresciuta. Momo no, dopo Momo la persona tornava a se stessa, tornava alla sua presenza, tornava a quello che di veramente importante c'era, la voce della sua anima. Momo sapeva ascoltare perfino le stelle, lo dice in più di un passo Michel. Ascoltare le stelle, voi sapete il significato della parola desiderare, desiderio? De sidus, sideris, è quello che viene dalle stelle, cioè dalla parte più interiore di noi. Quella non può avere paura, perché viene dalle stelle. Che gli può capitare a chi viene dalle stelle? Dice sì, ma poi moriamo. Ok, vabbè. Può essere pure che finisca tutto lì, però se finisce lì tanto siamo fregati, eh? Io non lo so, io non sto facendo qui il predicatore, io spero insomma che ci sia altro, ma insomma se non c'è tanto si morirà, quindi perché avere paura? Perché vivere nella paura quel tempo che noi abbiamo qua? Mastro Ora nel romanzo detiene tutto il tempo del mondo, lo regala agli uomini e dice però come lo usano male, sì è colpa anche dei signori grigi però. E allora la guarigione è, per me, nel libro, il messaggio, non è trovare un rimedio, qualcosa fuori di noi, un farmaco. Il rimedio è non cedere alla paura. Momo sfugge a tutti i suoi persecutori nonostante abbiano dei mezzi incredibilmente superiori a quelli di una bambina. Ha una tartaruga che va lenta, però lei sa con mezz'ora d'anticipo tutto quello che succede, così li frega tutti. Stavo a fare un gestaccio, scusate. E li frega tutti i signori grigi e sul guscio compaiono delle scritte per dare le indicazioni a Momo. L'ultima scritta è Keine Angst, niente paura. Se andate alla tomba di Michael Ende in Germania, è bellissima, io ancora non l'ho vista di persona, ho visto le foto, e tra le altre cose c'è Cassiopea, la tartaruga, e c'è scritto Habe keine Angst, non abbiate paura. Bravo. Grazie a questi ragazzi, ripeto, siamo in quattro e sono due anni che ci stiamo lavorando su questo personaggio e più lo conosciamo e più ci appassiona e poi stranamente, non lo so, ci fa avvicinare, ecco, non sto scherzando, ci fa avvicinare, ci fa capire pure tra noi quali sono le problematiche, gli aiuti, ecco, ci accomuna questa cosa e ci stiamo lavorando, come ho detto, se riusciamo a fare questa due giorni ricordando proprio la nascita di Michael Ende,
purtroppo dopo aver lavorato per 2 anni ci è saltato tutto per la pandemia, però siamo tutti sul pezzo e per cui penso che a maggio, giugno, ecco, magari parlando anche col sindaco Zoccolotti, che eccolo laggiù, sta laggiù col comune che saluta e lo ringrazio. E speriamo, ma speriamo, ne sono certo che riusciremo a fare questa grande fatica che stiamo facendo. Come dicevo, erano due giorni che comprendeva un cortometraggio su lui, sull'intervista, tutti gli amici che lo conoscono, anche qui dobbiamo ancora completare con qualche intervista ancora, ecco, per ampliarlo. All'ultimo era un cortometraggio, ma ora sta diventando quasi 2, 3, 4 cortometraggi, perché nel tempo della pandemia abbiamo intervistato tante persone, per cui di materiale ce ne abbiamo troppo. Poi c'era teatro per bambini, per ragazzi. I bambini ci teniamo tantissimo che facciano questa cosa, stiamo coinvolgendo anche le scuole di Genzano. E poi c'è una mostra fantastica di un artista di Velletri che abbiamo scoperto e si rapporta molto con Handel. E poi c'era questo grande musicista che dovrà venire, ecco, se avremo la possibilità di invitarlo, perché Handel è, non solo era un grandissimo scrittore, un grandissimo poeta, era anche musicista, di cose ne faceva, insomma, ecco, aveva tante di quelle passioni, per cui anche questo musicista importante, non voglio dire il nome perché aspettiamo un attimo che ci dà l'ok, se ci avremo anche le possibilità, insomma, ripetendo, sono 2 giorni importantissimi che ci stiamo lavorando da qualche anno e non vediamo l'ora che lo terminiamo, per poi continuare ancora su questo personaggio e su altri personaggi. Abbiamo ricordato 4 personaggi importanti di Genzano, perché noi ci teniamo a ricordare le persone che, devo dire con rammarico, tanti fanno presto a dimenticare, invece sono persone che hanno dato veramente tanto, 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 sia a noi che a tutti, chi si avvicina e chi non si avvicina a lui. Ecco, volevo dire prima di andare via, se vi fermate un attimo facciamo un piccolo rinfreschino, eccolo lì, e facciamo questo brindisi tutti insieme a Michael Handel. Ecco, vi invito venerdì, che abbiamo un altro personaggio importantissimo, Mario Fagiolo dell'Arco, ci saranno dei grandi relatori, c'è anche il figlio che è ancora vivente, ci tengo a presentarlo perché è veramente un personaggio interessantissimo e importante. Per me è un onore averlo qui con noi. Ecco, io ho fatto una cosa tantissimi anni con lui, c'è una stele, se andate giù in fondo trovate una stele che io l'ho ricordato tanti anni fa, e insieme col comune abbiamo lavorato per installare questo ricordo a Mario Fagiolo dell'Arco, grandissimo poeta vernacolare. Io vi ringrazio, grazie della vostra presenza e ci sentiamo venerdì, mi raccomando, grazie. Buonasera a tutti, sono un architetto e quando con Antonio, Stefano e Mario decidemmo di organizzare qualcosa per le ricordanze, diciamo così, di Michael Handel, mi presi così l'incarico di parlare delle architetture che lui descrive. Sono architetture un po' strane, un po' particolari. Ce ne sono alcune, cioè parlando così, iniziando. La prima che è venuta in mente era quella del corridoio di Bartolomeo Olmi, che si trova sul libro della Prigione della Libertà. Attenzione, anche il titolo del libro secondo me andrebbe pensato un momento, una riflessione, come si fa ad essere imprigionati e liberi nello stesso tempo. Questa è una riflessione che vi lascio. All'interno di questo racconto il personaggio si muove dentro uno strano corridoio. Più cammina, più si entra dentro questo corridoio, più si rimpiccolisce, diventa più lento. C'è tutta una storia molto complessa che non vi racconto, sarebbe bene andarlo a leggere, penso. Però l'idea così iniziale è quella che della sua ispirazione, io penso, sia stato quello del corridoio che c'è a Palazzo Spasa del Borromini. Fra l'altro c'è una
correlazione tra Borromeo e Borromini, che sarebbe anche carino forse pensare come situazione. Questo è uno strano corridoio, nel senso che è un corridoio visivo che è lungo apparentemente 37 metri, in realtà è lungo solo 8 metri, e al fondo del quale c'è una piccola statua di 60 centimetri, ma che sembra in realtà una statua di grandezza normale, diciamo così. Questo è sono meccanismi, diciamo, che sono stati messi, siamo nel 1600, quindi di queste prospettive costruite ce ne sono anche parecchie in giro. Ce ne abbiamo una qui a Mondragone, nella villa di Mondragone a Frascati, per esempio. Un'altra famosa è quella della chiesa di Santa Maria presso San Satiro a Milano, che ha, se apparentemente anche questa è una profondità normale di un coro normale, in realtà è solo profonda 90 centimetri. Poi ci sono delle aberrazioni nel mondo, per esempio, della pittura, questa di degli ambasciatori che hanno questo strano cerchio ai loro piedi, ed è un cerchio che in realtà rappresenta un teschio completamente difforme rispetto alla normalità. Va variata la disposizione della posizione per poterlo vedere. Questo è uno dei tanti racconti, poi ne ho trovati altri molto interessanti, per esempio a Marcanda. Marcanda è la città con le costruzioni in argento, questa viene dalla Storia Infinita, con le costruzioni in argento costruite su delle imbarcazioni e che navigano in un lago molto acido, fortemente corrosivo. E vorrei stupirvi dicendo che questo lago corrosivo esiste, e nel mondo reale c'è un lago che diciamo è all'interno del cratere di un vulcano, e le acque raccolte disciolgono i sali che il vulcano manda in superficie, ed è un acido che può essere solforico o cloridrico. Qui ancora non è chiaro agli scienziati quale sia quello prevalente, diciamo, come acido. Un altro racconto interessante è quello della casa multiforme. Questa è una casa, io spero che ognuno di voi l'abbia letto questi racconti. È una casa che cambia la forma in continuazione a seconda delle situazioni, e anche perché semplicemente si vuole divertire, c'ha un mondo suo autonomo. Anche qui il contatto, diciamo, con la realtà mi veniva in mente fosse possibile, e infatti c'è, nel senso che ci sono stati dei giovani architetti inglesi che hanno pensato bene di progettare una casa che si muove dei binari e che insegue i raggi del sole in modo da illuminare in maniera diversa l'interno e ovviamente avere delle impressioni diverse, diciamo così. Questo è un progetto che è nato dall'ispirazione di questo puzzle, diciamo, che si può trasformare con questa divisione particolare all'interno, che si può trasformare da triangolo a quadrato semplicemente ruotandolo in un certo modo. E questa casa, appunto, questa casa che si chiama D House, cioè Dynamic House, è proprio, si muoverebbe proprio in questo modo. Un altro racconto che ricorda appunto un'architettura anche questa molto particolare è la casa della in periferia sempre della Prigione della Libertà. Questo è un edificio che ha quattro lati identici praticamente, e però non ha dimensione. Questa è una cosa stranissima da digerire, diciamo, anche dal punto di vista professionale. E mi sono chiesto, ma
una cosa del genere si potrebbe costruire, si potrebbe mettere in funzione. È abbastanza, anche qui è abbastanza strano, ma ho trovato delle informazioni generali, diciamo, per esempio, questa parte che qui ho messo a Villa Capra Palladiana, che è, diciamo, forse potrebbe essere anche l'ispirazione generale, l'ispirazione di questo racconto, perché le quattro facciate sono perfettamente speculari l'una con l'altra, per esempio. Anche se il racconto in realtà nasconde una certa, un certo un sottile, diciamo così, sarcasmo verso il periodo che era della guerra, perché in questa abitazione era cioè tutto un racconto che francamente non vorrei neanche raccontarvi, perché bisognerebbe leggere, è molto complesso. C'è una non visibilità dell'edificio anche attraverso il catasto, c'è tutto un racconto con il catasto, le misurazioni pure fatte diverse volte, non mettono in evidenza l'esistenza di questa abitazione, quindi è un racconto un po' complicato anche questo da leggere, divertente naturalmente in questo senso. Comunque, dicevo, le abitazioni molto sottili, adesso passatemi il termine un po' strano anche questa cosa, hanno delle fondamenta antiche, nel senso che per esempio ad Amsterdam, quando in secoli passati, XV, XVI secolo, c'era la necessità di raccogliere dei fondi, il potere del momento, ha inventato una tassa sulla superficie. Quindi il costruttore del momento che cosa fa? Se la superficie è stretta, mi alzo tutto in altezza, e quindi ci sono state delle aberrazioni anche in questo caso molto particolari. C'è questa in via Singelset ad Amsterdam, che è larga esattamente quanto una porta d'ingresso, questa qui centrale, numero 7, mi dà la posizione dell'ingresso. Recentemente addirittura c'è chi ha costruito un'abitazione della stessa dimensioni, veramente minime, lunga ma molto stretta, tra due vecchi palazzi a Varsavia. Un regista e scrittore israeliano è Edgard Necker, scusate il nome, non me lo ricordo in questo momento, Edgar Keret, infatti l'abitazione si chiama Casa Keret, costruita completamente in acciaio tra due palazzi, è larga da 90 a 150 centimetri ed è completa di tutto. Hanno, ovviamente qualcuno ci ha provato a vivere, ma insomma in quelle dimensioni è abbastanza difficile riuscire a farlo. Tutto questo perché in questi esempi vorrei mettere in evidenza il fatto che ci fa passare, per esempio con la storia infinita, continuamente da uno stato fantastico allo stato reale in continuazione. Cioè Bastian che legge il libro e quindi si trova in una condizione di realtà, però quello che legge poi succede nel mondo fantastico. Queste cose, tutte queste immagini che vi ho messo a disposizione in questo momento, voglio proprio mettere in evidenza questo fatto che si può passare forse da uno stato all'altro, c'è la possibilità di avere delle sensazioni diverse. D'altra parte, passatemi il termine, la storia infinita con il mondo di fantasia è come se mi desse la possibilità di avere una sorta di piattaforma su cui poter far vivere lui, e ovviamente Ende fa vivere tutta una serie di personaggi, di edifici, anche di situazioni un po' particolari, ma che forse potrebbe accogliere anche parte del mondo reale attraverso tutta una serie di esempi che potrebbero benissimo calzare. Per esempio adesso qui vi ho riportato
la Arcimboldo è un pittore del XVI secolo che io penso che qualcuno di voi forse lo conosca. Per esempio in questo caso c'è un cesto con della verdura che se rivoltato dà l'immagine di una figura forse umana. Allora, questo è proprio il gioco, secondo me, che evidenzia, che Ende evidenia nelle sue opere, ecco, continuamente passare dalla realtà a un senso di fantasia, ma ce ne sono altri, adesso vado molto velocemente, ma vi posso assicurare che ne ho trovati diversi. C'è Bruegel, con questo qui di Bruegel, adesso è la caduta degli angeli ribelli. Notate, forse i particolari non li vedete, ma ci sono degli strani elementi, tipo una grande farfalla che è al centro praticamente del quadro, un pesce che viaggia nell'aria, ma ancora Hieronymus Bosch, per esempio, col Giardino delle Delizie, anche ha questi elementi che forse si vedono, che non sono proprio in ambito di realtà. Ma ancora, per esempio, un'altra cosa molto interessante dal punto di vista architettonico è il Palazzo Te a Mantova, che ha tutta una serie di riferimenti, passiamo nel Cinquecento, intorno alla metà del Cinquecento, che ha tutta una serie di riferimenti all'esterno di innovativi, diciamo così. E poi c'è questi grandi affreschi della caduta dei giganti, che sono di un certo interesse. Tutto quello che ho detto fino adesso forse comprende il lavoro del Vasari, che è un artista che vissuto nel XVI secolo, insomma io penso che queste siano cose abbastanza conosciute, che scrisse un trattato e quando si trattò di parlare di un certo tipo di arte la definì manierista, con un accento di negatività, ed erano gli artisti che venivano subito dopo Michelangelo e Raffaello che copiavano per certi versi, adesso ve la faccio molto semplice, diciamo, i grandi maestri. Questo concetto del manierismo poi c'è stata un'evoluzione piuttosto importante negli ultimi anni, soprattutto all'inizio degli anni 50-60, e con il lavoro di Gustav René Hocke, il manierismo nella letteratura, secondo me lì proprio ci sono le basi per riconoscere e ampliare il concetto del manierismo, che io vedo molto legato ad Ende. Le basi di questi concetti in realtà secondo me possono benissimo essere riportati nell'ambito dell'architettura. Ora adesso scusatemi questo sintetico, forse troppo sintetica, digressione sui concetti artistici piuttosto complicati e complessi, però questo mi serve per poter individuare le caratteristiche che descrive Ende nei suoi racconti di queste architetture. E nello stesso tempo di avere la possibilità di mettere in contatto fantasia con il mondo reale. E soprattutto quali sono le caratteristiche per individuarli, perché una cosa del genere va, ovviamente queste sono ricerche che sto facendo a lungo termine, non sono immediate. Questo per dire che se è vero che il nulla erode fantasia, è anche vero che fantasia attraverso questi elementi si difende e resiste. Per esempio, un altro grande esempio è La città degli imperatori, sempre nella Storia infinita. Qui dentro io ci vedrei veramente una grande quantità di esempi. Per esempio, la città degli imperatori è una città che è definita proprio da lui, se non erro, la città della pazzia, dove tutto è possibile, dove non ci sono regole.
nelle costruzioni. Le finestre non corrispondono alle stanze, i balconi non hanno finestre, le forme degli edifici sono veramente strane, le scalze. La prima immagine che mi viene in mente, proprio riguardante le scale, è Escher, per esempio, dove l'inquietudine che viene immediatamente agli occhi è questo rincorrersi continuo di persone che su scale che hanno delle impostazioni completamente fantasiose per certi versi. Nel mondo reale, edifici fantastici, io poi ho difficoltà con la dicitura, perché fantastici, fantasiosi, immaginari, immaginifici, non so se coprono bene diciamo così, l'immaginario di Ende. Comunque ne ho trovati alcuni che sono senza diciamo una grande paternità architettonica. Ad esempio c'è questo che è il tempio di Wat San Phan, che è un piccolo edificio di 80 metri che ha al suo interno le abitazioni dei monaci. Adesso si vede malissimo, ma ecco, no, forse si vede, la parte a sinistra è la torre, la parte a destra è il monastero, ed è contorniato da un enorme drago che nasconde le scale per salire negli edifici, negli appartamenti. C'è anche il museo di Meitan, che è un museo che è il museo del tè, sempre in Cina, anche questo in Cina, e l'altro in realtà era in Thailandia, a Bangkok. Adesso non vado giù io. No, giù. Giù, parecchio. Fermati, che sennò non vengono le immagini. Non faccio io, dai. Ok, eccole. Perfetto. Vedete, i particolari sono veramente da una parte molto simpatici. Ecco, questo è per esempio il museo del tè verde. Attenzione, solo quello verde, dove c'è addirittura la tazza. All'interno ci sono una serie di stanze dove c'è tutta la rappresentazione delle coltivazioni, del tè verde, eccetera. Poi, ancora invece, in rappresentazioni del fantastico attraverso il mondo dell'architettura, un po' più interessante anche dal punto di vista delle paternità dei costruttori e degli architetti che le hanno realizzate, il Parco dei Mostri a Bomarzo. L'architetto è Pirro Ligorio, per conto del principe Francesco Orsini, che costruisce un percorso fantastico. Questa è la maschera dell'orco, al cui interno c'è una stanza dove si può entrare, completamente scavata nel tufo, e dove c'è anche lungo questo percorso, dove c'è anche un piccolo edificio completamente inclinato. Entrando lì dentro si ha proprio la sensazione di essere su un piano inclinato, quindi con tanta difficoltà anche nello stare in piedi, insomma nel girare all'interno di questo edificio. Poi ad esempio abbiamo unico, credo che sia unico perché non ne ho trovati altri di questa potenza, diciamo così. Questo è Palazzo Zuccari, sede della Biblioteca Erziana, l'ingresso del quale è contorneato da questi mascheroni, anche le finestre sono contornate da mascheroni. Questa è un'immagine dell'inizio del Novecento, questa è un po' più moderna, ma insomma penso che il concetto sia chiaro. Poi chi altri se non il grande Gaudì, che racconta tutte le sue opere in questo modo.
questo è un, la Sagrada Famiglia, che è in costruzione ormai da 100 anni, anzi si prevede la realizzazione definitiva al centenario della morte del Gaudì, che peraltro ha eseguito, questo poi all'interno quando lo vedo è sempre un'emozione forte, perché è una costruzione dal punto di vista tecnico che lascia tutta una serie di dubbi anche mentre la costruisci, penso, ma infatti era un, più che altro era uno sperimentatore. Questo è il Parco Güell, per esempio, con la salamandra dell'ingresso. Al di sopra di quei pilastroni c'è la passeggiata con le sedute, che penso siano abbastanza note. Anche queste, secondo me, fanno parte di del passaggio che abbiamo tra fantasia e realtà. Siamo in una via di mezzo. Poi ci sono tutta una serie di esempi, adesso vi farò vedere, di architetti abbastanza famosi. Questo è Moshe Safdieh, costruito a Montreal durante l'Expo Mondiale del 67, sono tutti cubetti, sembrerebbero, no? Tutti cubetti appoggiati l'uno sull'altro, così a casaccio. In realtà è un edificio residenziale attualmente ancora esistente, funzionante, quindi... poi c'è tutta una categoria, questi rientrano tutti perfettamente, secondo me, nel mondo della città degli imperatori. Poi ci sono tutta una serie di esempi di case rovesce. Questa è una casa che sta a Innsbruck, vicino Innsbruck, costruita in maniera esattamente l'opposto di come si dovrebbe fare. Questo è un esempio di giochi interni che si possono... Un'altra invece in Polonia, uguale, anche questa è una casa rovescia. E poi c'è una serie di musei, anche questi ai fini scientifici, con esperimenti che si possono fare all'interno, addirittura in diverse città, costruiti come se fossero stati divelti da non si sa quale cataclisma meteorico e poi caduti all'opposto, invece che sulle fondamenta, sul tetto. E all'interno è tutto abbastanza complesso anche da seguire. Poi ci sono questi di nuovo che hanno delle paternità piuttosto importanti. Questo è il palazzo danzante, cosiddetto,